Compagnia della professoressa Teresa Mangione, e naturalmente qui eh, presso l'ISS di Boiano. E eh, la professoressa ci darà e anzi, darà ai nostri telespettatori, ai nostri piccoli telespettatori che ci seguono eh, delle informazioni importantissime, ossia eh, l'offerta formativa in questo caso del liceo, professoressa. Okay. Eh, buongiorno a tutti, il liceo mh, di Boiano ha tre indirizzi, c'è il liceo scientifico tradizionale, il liceo mh, scientifico con l'opzione scienze applicate e poi c'è il liceo delle scienze umane. Eh, la cultura liceale è chiaro che mh, diciamo, offre eh, la possibilità di acquisire una preparazione eh, abbastanza mh, ampia, che quindi eh, dà la possibilità agli studenti di mh, poter acquisire eh, abilità, conoscenze e competenze sia per un futuro sbocco a livello universitario, sia per eh, una possibile ehm, diciamo, applicazione pratica delle conoscenze anche in campo lavorativo. Ehm, le tre diciamo, opzioni del, del liceo. In particolare il liceo scientifico ha questi due corsi, il liceo scientifico tradizionale in cui c'è eh, l'insegnamento del latino e il liceo scientifico con opzione scienze applicate in cui non c'è l'insegnamento del latino e c'è eh, invece l'insegnamento dell'informatica ed in più ci sono più ore eh, delle materie scientifiche di chimica, eh, biologia e scienze della terra. Eh, poi c'è il liceo delle scienze umane ehm, con indirizzo eh, economico-sociale che un pochino ehm, predilige, eh, oltre a, a tutte le altre discipline che sono comuni a tutti i corsi liceali, di, ehm, predilige soprattutto eh, discipline ehm, nell'ambito sociologico, umanistico, antropologico e, e in più c'è l'insegnamento di due lingue straniere, non una sola come negli altri licei, e c'è anche l'insegnamento di diritto ed economia, per cui hanno più possibilità. Um, qui noi ci troviamo nel laboratorio di scienze che, eh, in cui si possono applicare le conoscenze relative appunto al, alla chimica, alla biologia, alle scienze della Terra, però la scuola dispone anche di un altro um, laboratorio scientifico che è um, prettamente uh, utile per l'insegnamento della fisica. Uh, abbiamo in più anche uh, tre um, laboratori di informatica. Uh, L'informatica è una disciplina portante del Liceo delle Scienze Applicate, oltre che anche dell'Istituto Tecnico Economico, quindi questi tre laboratori sono utili per questo. Ci sono due laboratori linguistici, uno in allestimento e mh, poi anche dal punto di vista della, delle attrezzature digitali. Eh, questa scuola è molto ben fornita, ogni aula, non so se è, già, è stato detto, ogni aula dispone non solo dei eh, normali eh, computer per eh, le attività normali, ma anche di un monitor, eh, di un televisore collegato al registro elettronico e a internet. Per cui si può eh, lavorare e fare didattica digitale con molta tranquillità quindi metodologie all'avanguardia per studiare le materie eh, che possiamo dire quelle tradizionali eh, e non tanto anche perché abbiamo visto in latino applicazioni anche piuttosto innovative fino appunto a quelle eh, digitalizzate che permettono agli studenti mm -hmm. di eh, arrivare al mondo del lavoro in linea, quindi assolutamente online con tutto il, con il loro contesto. E, e poi un'offerta formativa che eh, in qualche modo si disegna sugli studenti eh, e che li coinvolge attraverso tantissimi progetti, tante iniziative, con l'orientamento, insomma eh, gli studenti hanno in mano tutte le carte possibili. Sì, ehm, abbiamo, sono tante le, le attività anche eh, diciamo extracurriculari che svolgiamo, correlate in ogni caso alle nostre attività, abbiamo fatto Abbiamo un laboratorio teatrale ormai da due anni con la produzione di, di spettacoli. Abbiamo sviluppato uno spettacolo itinerante a Civita di Boiano a fine dell'anno scorso che ha riscosso molto successo e soprattutto ha creato tanto entusiasmo negli alunni e l'abbiamo anche ripetuto poi. Um, Prima di Natale, qui a scuola, trasformando un po' la scuola in teatro. Però ci sono tante altre attività, anche una mostra d'arte, anche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro ci sono dei progetti relativi esclusivamente alle scienze perché eh, abbiamo un'attività un, un in programma con il WWF in cui porteremo i ragazzi sul campo a lavorare. Oppure già da tanti anni, noi insegnanti di scienze, nell'ambito. Della nostra disciplina facciamo, lavoriamo sul territorio, eh, facendo ad esempio analisi delle acque. Visto che ci troviamo in una cittadina come Boiano, alle, sorgenti del, al, mh, alle falde del Matese, dove ci sono le sorgenti del Biferno, quindi andiamo a fare le analisi delle acque dei macroinvertebrati per valutarne la qualità. Ed è un modo per eh, rapportarci con il territorio e con le risorse del territorio. Ed eccoci qui al liceo dell'ISS di Boiano con la professoressa Enrica Garofalo. Eh... E in questo laboratorio sale in cattedra, salgono in cattedra anche i suoi stessi alunni. Eh, in questo laboratorio di latino, un po' speciale perché naturalmente anche il latino si evolve. Sì, sì, si evolve. Si evolve da un punto di vista tecnologico, informatico e digitale. E praticamente il lavoro che abbiamo appena presentato è stato svolto da una classe seconda, la mia seconda A di un liceo tradizionale, quindi in cui si studia l'amato e odiato latino. Però i ragazzi si sono divertiti tantissimo e praticamente abbiamo applicato la tecnologia ad una lingua classica. Comunque, insomma, adesso vi spiegheranno loro in che, che cosa è consistito il loro lavoro: erano divisi, la classe di 19 alunni, divisi in tre gruppi, tre lavori diversi. E l'argomento era in qualche modo l'inizio proprio. Il, la prima fase diciamo, la parte quasi propedeutica allo studio poi della lingua, della lingua latina, in cui si analizza eh, la frase eh, dal latino anche all'italiano per arrivare ad una corretta traduzione. Ecco, allora, vediamo qui chi c'è. Tu come ti chiami? Uh, Michele. Allora Michele, intanto vi siete divertiti a realizzare eh, diciamo questa digitalizzazione del latino? Eh, sì, infatti durante la settimana del PSND Nazionale della per la scuola digitale, la nostra classe si è cimentata in un progetto di latino chiamato Cogito Ergo Traduco, dove ci siamo de, eh, divisi in tre gruppi, Casper alle prese con il latino, eh, il latino in fondo al mare e il latino lancillotto, per cercare di imparare il latino in un modo alternativo. Allora, spiegacelo eh, a parole, in parole povere: che cosa avete fatto, quindi una sorta di videogame eh, o un quiz? Eh, Com'era? Eh, prima era un po' una, la teoria del latino, e poi tutto quello che abbiamo visto in quei pochi minuti eh, l'abbiamo applicato in un semplice gioco per imparare il latino. Ecco, quindi c'è un'interattività, un po' come i giochi, i videogame, dove invece insomma, eh, il, come dire, il protagonista deve rispondere a delle domande. Ovviamente in questo caso erano in italiano, ma poi, più si andrà avanti, più la difficoltà aumenterà, giusto? Eh, sì. Insomma, è stato un bel progetto che vi ha visto coinvolti tutti, quindi sicuramente un bel modo di vivere la scuola. Eh sì, soprattutto di imparare il latino in un modo diverso dal, tra, dal tradizionale modo. Ed eccoci in compagnia della professoressa Maria Grazia Tagliaferri eh, del appunto, Liceo Scientifico per quanto riguarda le scienze umane. Eh, alternanza scuola-lavoro è uno dei progetti che appunto vengono portati avanti anche con le istituzioni pubbliche del, legate al territorio. Sì, a partire dallo scorso anno diciamo, abbiamo aperto la scuola a ogni tipo di esperienza. Quindi sul territorio eh, ci siamo recati presso caseifici, per esempio, proprio per i ragazzi della scuola, e in particolare per le scienze umane siamo stati alla sovrintendenza per i beni archivistici, visto che eh, diciamo, questo tipo di scuola confluisce in questo tipo di attività, o per esempio presso le ludoteche, la casa di riposo. Quindi tecnicamente ci siamo aperti in pratica a 180 gradi sul territorio.